tutto il giorno. Dirci le cose per pensare un po' meno, a quel fornello a gas che ormai non scalda più, al lavandino che è crepato, oppure al latte che aumenta sempre più. E quel fornaio non l'hai pagato. Gli amici a casa nostra, a tutte quante le ore, a pranzo oppure a cena, e qualche volta delle ore sul futuro migliore, in quel che noi si possa stare, nella minestra calda e volti soddisfatti, letti bianchi appena fatti. Piano la mano sul nostro figlio un momento, lo sento come si muove, lo sento come impaziente. Quando lui nascerà saprà star bene insieme a noi, e so che accetterà quel che noi gli daremo, e non dovremo mai chieder perdono.